dedicato al weekend del camionista edizione 2016. Ci troviamo nel circuito dedicato a Marco Simoncelli a Misano Adriatico e sono in compagnia di Carlotto Brambilla, direttore di trasporto commerciale, e Massimiliano Barberis, caporedattore di trasporto commerciale. Allora Carlo, uno degli appuntamenti più importanti all'interno di questa manifestazione è rappresentata dalla gara su pista dei camion, unico appuntamento in Italia a cui si può assistere, giusto? Sì, naturalmente, è l'unico appuntamento in Italia dei 9 previsti per il campionato europeo. Ricordo che esiste un campionato nazionale in Europa, che è il campionato francese, ed esiste anche un campionato sudamericano che prevalentemente è in Brasile. È una gara molto interessante, ci sono delle regole un po' particolari che vedremo, è molto diverso dall'automobile, molto diverso dalla Formula 1 e secondo noi molto, ma molto più divertente. E si parla anche di ecosostenibilità, basso impatto ambientale, altra cosa importante, no? Sembrerebbe un controsenso, ma le corse a volte sono un po' un laboratorio, come il KERS in Formula 1. Qui abbiamo delle situazioni all'esterno della gara dove si parla di gas liquefatto, dove si parla di pneumatici a basso attrito di rotolamento, insomma tutte cose che servono per fare meno CO2, perché la CO2 è proprio l'argomento del giorno e lo sarà non solo per i prossimi giorni, ma lo sarà per i prossimi anni e forse secoli. Ma non si parlerà e non si assisterà solo a corse, vero Massimiliano? No, perché l'altra metà di questa manifestazione è chiaramente il raduno dei camion decorati, con in aggiunta anche una buona parte quest'anno di camion storici. La parte non del Leone ma del Grifone, chiaramente in questa situazione la fanno i camion della Scania, perché qui fra vuoto e aerografie pazzesche la Scania è veramente quella che vive in pole position tutta la manifestazione dedicata ai camion pitturati. Perfetto, e allora a questo punto entriamo nel vivo di questo speciale. Sono in compagnia di Beppe Simonato, Motorsport Iveco. Ciao Beppe. Ciao a tutti. Allora, sappiamo che le regole della Formula 1 sono ben diverse da quelle in questo settore, ecco, quindi ti voglio proprio chiedere quali sono le regole principali dei veicoli in gara, quindi parliamo di peso, motore, elettronica. Allora, i camion sono rappresentati in questa specialità da questa tipologia di gare che è veramente la Formula 1 di camion, ma a differenza della Formula 1 delle auto ci sono dei regolamenti e delle modalità di gara un pochino diverse. Per esempio, qui invece di avere una gara per Gran Premio ne abbiamo ben 4, 2 al sabato e 2 la domenica, preannunciate da una pole e da una super pole ovviamente. I camion sono però delle Formula 1 perché hanno l'estremizzazione come le vere Formula 1. Abbiamo un peso in condizioni di gara di 7500 kg, abbiamo una motorizzazione che arriva fino a 13 litri, quindi 13.000 di cilindrata, pensate rispetto alla Formula 1 delle auto cosa può essere. E poi abbiamo fondamentalmente una gestione, diciamo così, elettronica di tutti i sistemi del camion abbastanza essenziale, questo perché qui veramente si guida, come si dice ancora, con il manico, e questo è molto importante perché dà molta spettacolarità a questa tipologia di gare. Calcolate che questo è un camion che fa i 160 all'ora di velocità massima per regolamento, ma può arrivare anche a 200 all'ora e questo è molto impressionante. E togliamo un'altra curiosità anche ai telespettatori, come si danno i punti? Allora, qui i punteggi vengono dati per gara, quindi chi vince una gara durante il Gran Premio non è detto che sia poi il vincitore di tutto, diciamo così, il Gran Premio, perché le gare sono 4. Quindi secondo me è una tipologia di corse molto spettacolare dove bisogna vincere, ma c'è anche un certo tipo di regolarità nell'acquisire il punteggio per poi fare strada in quello che è il campionato europeo stesso. Bene, grazie per queste chicche, a Beppe Simonato auguriamo ovviamente buon lavoro. Siamo in uno dei container di ETRA, qui a Misano. ETRA è ovviamente la società che organizza il track race a livello europeo e qui ospita il main sponsor. Ci stanno divertendo un po', come sentite dai rumori di sottofondo. Ma siamo qui con Gabriele Insardà, che è marketing manager autocarro di Goodyear. Perché Goodyear partecipa e sponsorizzando alle corse?
Beh, innanzitutto Carlo, perché siamo affezionati a questa gara, noi siamo fornitori da diversi anni e soprattutto perché crediamo che sia un momento di visibilità per il nostro marchio molto forte. Riusciamo a condividere con i nostri clienti e le flotte questo momento, mostrando i nostri prodotti stradali, avendo la possibilità di mostrare questo pneumatico assolutamente particolare, e soprattutto utilizziamo la pista come momento di studio per soluzioni tecnologiche che in molti casi trovano applicazione anche su pneumatici stradali. Ecco, ma viene da chiedere spontaneamente, ma come è fatta una gomma da corsa da camion? Perché ovviamente nessuno ne ha idea. Allora, una gomma come questa è molto diversa e molto uguale allo stesso tempo a una gomma stradale. Questo perché, ad esempio, la carcassa è assolutamente la stessa carcassa di un pneumatico stradale. E questo testimonia proprio il fatto che una carcassa di un pneumatico stradale è concepita per sopportare sollecitazioni veramente forti. Quello che cambia invece è il sottostrato, un sottostrato specifico per questo pneumatico che riesce a gestire carichi in termini di sollecitazioni della strada, in termini di calore molto molto elevati. Abbiamo poi una struttura della mescola e del battistrada specifica, ad esempio rinforzata sulla spalla per resistere alle sollecitazioni ad altissima velocità di una pista, e poi la mescola, come dicevo, ha una resistenza all'abrasione fortissima e quindi abbiamo un'aderenza di questo pneumatico che è fantastica. Grazie e continuiamo con la nostra cronaca qui a Misano. E nel circuito di Misano Adriatico, insieme a Pamela Mauro, c'è Enrico Ferraioli, responsabile marketing track di Mercedes-Benz Italia. Ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Allora, innanzitutto parliamo di quelle che sono le novità all'interno di questo stand. Beh, la novità principale è il nostro motore di seconda generazione, completamente rinnovato alla fine dell'anno scorso. Un motore che significa efficienza e prestazioni. E qua a Misano le prestazioni la fanno da padrone, perché fa la Premier italiana la potenza da 530 cavalli, che abbiamo presentato per l'occasione in un'edizione speciale completamente realizzata in Italia e wrappata in fibra di carbonio da un'azienda locale italiana che è qui con noi sullo stand. Ecco, a proposito di questa azienda locale italiana, io ho qui infatti accanto a me Francesco Tajana, fondatore wrappingitaly.it. Buongiorno a tutti. Di che cosa si tratta? Grazie a Mercedes Italia, che ci ha dato un progetto di massima, noi abbiamo realizzato questa decorazione con un total carbon look nero in 3D, quindi al tatto è riconoscibile, più inserti grafici che identificano il modello in cromo, sia a specchio che rosso. Perfetto, allora vi lasciamo con questa bellissima immagine dallo stand di Mercedes-Benz. Siamo qui nell'Hospitality Mercedes-Benz a Misano Adriatico e guardate un po' che ho trovato con Pamela Mauro. Ebbene sì, abbiamo scovato Alin Dumintrake, trasportatore. Possiamo parlare in italiano, Alin? Sì, senz'altro. Allora, io so che tu sei presente in queste due giornate qui al Weekend del Camionista edizione 2016 in veste non di trasportatore ma di fotografo. Perfetto. Allora, ci spieghi un po' come è nata questa passione. Vedendo le cose diverse sulla strada ho cominciato a scattare le foto. Ed è nata così, quindi potrebbe essere anche un consiglio che dai trasportatori, magari nel tempo libero, ovviamente quando non siete alla guida, potrebbe nascere questa bellissima passione, uno scatto molto forte che ti è rimasto in mente, che ti ha emozionato particolarmente? Una macchina che bruciava sotto un camion in autostrada. Quindi tu stavi facendo il tuo percorso di lavoro e hai assistito a questa scena nel mezzo dell'autostrada, ti sei fermato e hai fatto questo scatto meraviglioso, davvero molto emozionante. Sì, meraviglioso ma molto toccante. E possiamo anche tra l'altro vedere tante altre foto, ma soprattutto io vorrei ricordare che da questa passione è nata anche una vittoria di un concorso molto importante. Sì, il contest fotografico l'anno scorso a Cortona. Beh, vedi, da una bella passione, insomma, una grande soddisfazione, no? Certo. Inaspettato, allora noi ti facciamo in bocca al lupo sia per il tuo lavoro che ovviamente per questa passione che sta dando buoni frutti. Grazie e buona giornata.
Track Racing 2016, siamo con Anna e Ventura Rino Acito davanti a un mezzo che tu hai disegnato, no? Ebbene sì. Allora, questo allestimento è stato sviluppato sul motivo decorativo predominante su tutta la vettura, che sarebbe poi il motivo con cui è sviluppato anche il grifone, cioè geometricamente. E in questo modo ho sviluppato il decoro sul mascherino e soprattutto abbiamo pensato di utilizzare una grande novità, ovvero il tubo quadro, che per la prima volta penso sia stato sagomato per seguire le linee del camion. Del mezzo. Come avviene questa lavorazione di questo tubo quadro? Questa lavorazione avviene tramite delle macchine a controllo numerico che, frutto di un grande design e di un grande lavoro progettuale, riescono a realizzare questo tipo di tubo. In quanto tempo progettate un nuovo mezzo? Allora, per progettare una nuova linea di accessori ci vogliono circa 15 giorni lavorativi. Si parte da una bozza che viene realizzata all'interno del nostro ufficio di progettazione, poi passa dal disegno realizzato su carta al disegno reale. Quindi vengono fatti tutti i rilievi sul veicolo e viene realizzata questa linea, che dopo passa all'ufficio marketing, dove vengono selezionati gli articoli e vengono lanciati al mercato. Beh, perfetto, grazie allora, buona presenza e buona manifestazione, arrivederci. A Misano Adriatico, Track Racing edizione 2016, siamo nello stand Mercedes, ma nel corner Foyt, con l'ingegnere Mariela Rinaldi, direttore marketing del gruppo. I mezzi esposti qua alle nostre spalle della Mercedes montano alcune delle vostre novità, e quindi parlaci un attimo di questi retarder ad acqua, che sono come i freni ad acqua, voi avete inventato invece i retarder ad acqua. Volentieri. Allora, Foyt è leader nel mondo per la costruzione dei componenti di rallentamento e di trazione. Oggi siamo qui come partner di Mercedes, che ha scelto un componente come il freno rallentatore idrodinamico ad acqua, SVR, che produce Foyt, perché è il più leggero in assoluto che esiste sul mercato ed è quello che dà la maggiore potenza frenante. Permette anche di abbattere i consumi di carburante? Dà una mano ai consumi di carburante e soprattutto dà una mano per quanto riguarda i costi di manutenzione, perché utilizza il fluido di raffreddamento del motore, quindi non più olio. Perfetto, grazie mille allora, grazie. Siamo naturalmente a Misano, siamo qui nel corridoio dove passano i camion per andare e venire dalla pista. Ci troviamo con Andrea Albani, direttore dell'autodromo. Questo primo anno di nuova gestione ETRA, che cosa porta? Beh, innanzitutto questo progetto ha una storia piuttosto complessa e lunga. Parte 24 anni fa, un progetto che provvede appunto il mix di tre ingredienti vincenti, che sono la gara, l'European Track Race, l'esposizione delle più importanti aziende del comparto legato appunto al trasporto industriale e il mega raduno dei camion decorati. Oggi vedo un Iveco presente a sostegno dei team, Mercedes, e ci auguriamo che anche le altre case costruttrici che sono presenti in paddock rientrino in modo importante, poiché è un progetto che, ricordo, oggi, insomma, nel weekend noi ci aspettiamo circa 38.000 presenze. Sì, una grande festa dove ci si diverte, si mangia, si beve, ma naturalmente tutto in piena sicurezza. Certo, la sicurezza è prima di tutto, sia in paddock che nelle tre piste. Pista internazionale, dove viene le gare, dove ci sono le gare, dove abbiamo i test ride, nelle piste nel centro di guida sicura, sia nella pista di flat track. In più in paddock c'è la capacità di divertirsi, faccio riferimento appunto al mega raduno dei camion decorati, oltre 130 camion provenienti da tutta Europa e un overbooking che speriamo nei prossimi anni di poter soddisfare tanto pubblico. Ecco, un grazie ad Andrea Albani e continuiamo con la nostra carrellata qui a Misano.
Domenica mattina, tempo a corrente alternata, un po' di sole, un po' di acqua. Adam Lachko ha chiuso sabato molto bene, due vittorie. Prima era due punti in svantaggio, adesso ha tre punti di vantaggio su Jochen Hahn e sta 72 a 69. Tutto si gioca oggi, domenica. Vedremo cosa succede e poi intervisteremo chi ha più punti e magari anche il secondo, dato che ormai sembra una lotta a coltello tra due. Una lunga intervista qui in Meritor e qui abbiamo capito come si fa a vincere. 160 km all'ora, 7 tonnellate e mezzo. E qui capisci come la staccata sia essenziale. Un freno ha una potenza equivalente a un motore di 22.000 cavalli e dissipa circa 15.000 kW di energia termica. Ecco perché il raffreddamento ad acqua e tutte le altre complicazioni che hanno i freni del track race, che non sono paragonabili a nient'altro se non forse ai freni dei treni. Gianluca Nunziata, marketing manager della AllTrack. Siete da poco in Italia, rappresentate pool di marchi fondamentali per le gare, e qua siamo in uno dei più importanti stand, chiamiamolo stand, box di Hahn, ma anche marchi fondamentali per chi invece usualmente usa il camion per lavoro. Esatto, esatto. AllTrack è una società che è stata creata appunto 3 anni fa da 3 marchi fondamentali del veicolo industriale, che sono Bosch, Knorr e ZF, per proporre alle officine del veicolo industriale appunto un concept di officina grazie al quale le officine dei veicoli industriali possono acquisire tutte le competenze, le informazioni tecniche, il supporto tecnico per poter svolgere un'attività multimarca qualificata, e questo siamo in grado di farlo grazie al know-how, alle competenze tecniche, all'esperienza dei nostri 3 soci fondatori. Chi sono, diciamoli, per i nostri telespettatori? Assolutamente, che sono appunto Bosch, Knorr Bremse e ZF. Come si fa ad affiliarsi via internet? Cosa succede? Come si fa? No, è molto semplice. Noi abbiamo già iniziato all'inizio di quest'anno le operations in Italia, la nostra attività, e abbiamo già circa una ventina di officine che hanno scelto AllTrack come partner per appunto sviluppare la propria attività multimarca. È molto semplice, possono visitare il nostro sito www.alltrack.com o.it, oppure chiamarci o scriverci a info.it@alltrack.com, e in questo modo possiamo entrare in contatto, andarli a visitare e spiegargli meglio con molta calma quelle che sono appunto tutte le possibilità che gli possiamo offrire. Peculiarità. Esatto. Grazie. Più decorati. Esatto, esatto. Grazie mille. Grazie a te. E al mio segnale, scatenate l'inferno! Trasportatore all'interno di un vero e proprio colosso, ma innanzitutto voglio chiederti, Antonio, come è avvenuta la scelta di questo camion firmato Mercedes? È avvenuta la scelta perché mi piace la macchina, e lo stile, il modello Jeep grande, l'impatto che mi ha dato mi ha colpito. È stato primo amore, amore a prima vista, possiamo dire. Diciamolo così, dai. Senti, quali chicche hai aggiunto a questa bellissima vettura?
Allora, ho fatto un piccolo ritocco, un po' di tappezzeria all'interno, ho fatto un impiantino. Attenzione, perché a mio avviso fa invidia alle discoteche. Per verificare che sia così, telespettatori, preparatevi a ballare. Facciamo sentire un attimo, per favore, di cosa stiamo parlando. Grazie, su questo saluto Antonio Marzano. Siamo qui naturalmente nell'area parcheggio di Misano, che è adibita a raduno dei decorati. Siamo con Michele Perrotti, che è qui con un bel po' di camion. Buongiorno, sì. Ho portato una parte della mia flotta, ne ho portato 7 qui oggi, e presentiamo anche la novità, l'Emerald. Sì, che per chi non lo sapesse è quello Scania verdone metallizzato, giusto? Sì, esatto, una versione limitata di 40 esemplari, uno dei primi esemplari l'ho ritirato io qualche settimana fa. Ecco, ma perché si viene con un camion decorato, e poi nell'uso reale della vita di tutti i giorni come funziona con un decorato? Un decorato, diciamo, è una passione che ci nasce, che uno ha dentro. Allora, man mano che uno fa, li modifica, e più va avanti, più fa miglioramenti, e sui raduni ci confrontiamo vari veicoli. Una domanda che mi è sempre venuta, passata per la testa: ma esiste anche un vantaggio economico da un punto di vista aziendale nel far vedere di più i propri mezzi agli eventuali clienti? Diciamo che le aziende dove noi lavoriamo naturalmente guardano noi autotrasportatori che lavoriamo con loro, qualche vantaggio in più, perché per loro è un buon bigliettino da visita. Ecco, benissimo, e un grazie a Michele Perrotta. Grazie di tutto, alla prossima. Siamo con Sergio Amadori, responsabile commerciale della Vulcan Gas qua a Misano Adriatico, davanti a uno dei tanti mezzi dell'Iveco con carburanti alternativi. Voi in questo ruolo chiaramente vi sposate perfettamente con le politiche ambientali dell'Iveco. Certamente, noi siamo qui per soddisfare le esigenze di nuovo carburante e quindi soddisfare la domanda di gas naturale liquido per autotrazione, sia nel trasporto merci che nel trasporto passeggeri. State ampliando la rete, a questo punto a quante pompe, diciamo, siete arrivati? Noi stiamo ampliando la rete, è in previsione la costruzione di 10 impianti, oltre a proporre ai grandi consumatori, aziende pubbliche di trasporto e aziende di autotrasporto merci, la costruzione di impianti e di distributori in loco nei propri siti. Siete qua a Misano per presentare tutto questo e, diciamo, sensibilizzare il pubblico degli autotrasportatori, che qua oggi è in massa. Sì, oggi noi cogliamo l'occasione di presentare i prodotti e le tecnologie di cui Vulcan Gas dispone, che mette a disposizione tutti gli operatori del settore del trasporto. Siamo nell'Hospitality Bugira con Adam Lachko, oggi 3 vittorie e un 5° posto. Today, 3 first places and a 5th, right? Yes, it's correct. Yeah, and I'm just wondering, how did you manage to do these 3 victories, because you had hard competitors? Yeah, it's very hard, it's not so easy. Yesterday it's a little bit more easier than today, because today it's a lot of changed weather, a lot of changed condition, and we must try to find a good setup. But when we try, it's perfect. And on the end, when we ran the last race, I starting from the 8th position and I finished 5th, I think this is also not bad. No, starting from 8th position and finish 5th is quite good. What do you say about the wet on the asphalt? Because in the last race you had some wet. Yeah, last both race, it's a little bit wet and changing so much the weather condition. Because the start is on the wet, after it's a little bit dry, in the middle it's completely dry, and after start again raining. It's very hard before the race try find the setup. This is the reason why I'm a little bit slower on the last race, and I think it's not bad weekend. I'm really happy, and we will see what we do in Nogaro.
Yeah, so now you are leading the points count, and as you say, what do you expect from Nogaro? What I expect, it's very hard to say, because in Nogaro it's every year is very, very hot, and we will see how we try to find a good setup, and when it's luck stay with me, it's maybe it's not bad. So just a last question, you said very, very hot. Do you have heat problems with tires or with engines? Well, with all car, when it's really hot, the car's not really good working, because it's everything is overheat, and you must try cool down. You need more water for cooling brakes, for cooling engine, for cooling everything. But this is the racing, and everybody have same condition, and we must work with this. Allora, un grazie ad Adam Lachko per la sua intervista esclusiva qui a noi di Sport Italia. Fine della corsa, siamo con Jochen Hahn, tre volte campione europeo, che tra ieri e oggi ha fatto un primo posto, due secondi e un terzo. So, Jochen, you arrived first just a few minutes ago. Two times second and one third. Where is the difference? You said was talking to me about setup. Yeah, yesterday it's dry condition, and yesterday we have big problems with the setup. But we changed something in the night for dry today, and it's wet and it's worked very well. So from this side, we must understand what we do, and we go to the next race. Yeah, you said wet was helping you, and I saw you were overtaking very fast a lot of other trucks. Yeah, today in wet condition, also in the first place, when I'm on the second place, I'm a little bit faster than Adam Lachko here in the race, but it's not possible to overtake. But today, the second race, it's possible to overtake everybody, and it's going very fast. And in the end, I have a gap, I don't know, from 5 or 6 seconds to the second place, and I'm very happy. So now you are second on the general counting, and what are you expecting from Nogaro? It doesn't matter second or first in the moment. We are in the beginning of the year, it's the second race from 9 races, yeah. 4 points behind Adam. And for example, when I win the next race in Nogaro and he is second, I'm leader in the championship. So from this side, we lead together or we lose together in the moment. So you say you win the first race in Nogaro? For sure, that's the plan. Okay, thank you Jochen and hope to see you soon. Grazie Jochen e spero di vederti presto, e questo è in esclusiva per Sport Italia. E siamo giunti alla fine di questa edizione 2016 dedicata al weekend del camionista, e allora a questo punto Carlo voglio subito chiederti dove potranno vedere i nostri telespettatori eventuali approfondimenti, perché abbiamo realizzato veramente tanti servizi in merito. Ma ce ne saranno tantissimi, ce ne sono stati tantissimi, chiunque abbia visto le nostre pagine Facebook di questi 2 giorni si è reso conto. Avremo molte cose all'interno della Tracking News, all'interno di pagine che costruiremo appositamente, nelle nostre newsletter, insomma c'è molta molta roba, c'è stato molto molto divertimento, tanto mangiare, tanto bere, però sempre in tutta sicurezza. E invece Massimiliano, a te vorrei chiedere un po' di tirare le somme su questo avvenimento, su questo appuntamento. Beh, la manifestazione ha avuto un grande riscontro, si parla di circa 40.000 persone. Non sappiamo ancora l'anno prossimo quando saranno le date di questa manifestazione, che di solito è la seconda tappa qua a Misano, però fate conto comunque che all'Nürburgring questa stessa manifestazione raccoglie 300.000 persone, e il calendario della Formula 1, quindi delle macchine da corsa di Formula 1, viene stipulato dopo che questa manifestazione viene decisa a tavolino dalla FIA. Una cosa, diciamo, abbastanza incredibile, come i camion tirino pubblico e passione, appunto come dice Carlo, comunque in sicurezza. E con questo messaggio noi chiudiamo questa puntata, vi do appuntamento alla prossima edizione di Tracking News, sempre su Sport Italia. A domenica prossima, grazie, arrivederci.